Progettata dall'architetto Luigi Vanvitelli, al secolo Ludwig van Wittel, la reggia di Caserta fu costruita da Carlo di Borbone lontano dal mare, lontano dalle possibili eruzioni del Vesuvio e lontano dagli attacchi pirateschi di marinerie ostili sulle terre della famiglia Caetani in Sarmoneta all'uopo acquistate dal re nel 1751. In un certo senso si può dire che Caserta stesse a Napoli così come Versailles stava a Parigi. Alla reggia, un tempo, si giungeva percorrendo la strada che in rettilineo portava da Napoli direttamente alla residenza reale più grande al mondo. Il palazzo che si incontra, accedendovi dalla piazza ellittica antistante la corte, è costituito da un edificio di 5 piani. Il cancello centrale, a difesa della galleria, detta anche cannocchiale, anticipa una visione prospettica del parco, calamitando lo sguardo del visitatore sulle fontane fino alla cascata artificiale del Monte Briano, a circa 3.000 metri di distanza. Il parco, che si estende per oltre 10 ettari, è costruito infatti seguendo l'andamento naturale del colle retrostante la reggia. Al centro, le vasche decorate con gruppi scultorei, i delfini, Eolo, Cerere, culminanti con la fontana di Diana e Atteone, collocata nel punto nel quale vengono a confluire i percorsi. Vanvitelli, nel progettare la scena, si attenne alla narrazione del mito che si legge in Ovidio, nel terzo libro delle Metamorfosi. Diana colta nuda al bagno e Atteone tosto trasformato in cervo, sbranato dai suoi stessi cani. Ai lati, aree di giardino all'inglese, piccole abitazioni e zone decorate all'italiana. L'acqua che alimenta le monumentali fontane proviene dall'acquedotto Carolino, che la trasferisce da Maddaloni alle falde del Monte Taburno. L'edificio di 5 piani presenta facciate contrapposte, una che affaccia sulla piazza, l'altra sul parco, e racchiude 4 cortili interni per uno sviluppo di circa 47.000 metri quadrati di superficie, per 1.200 stanze. Lo scalone che conduce agli appartamenti è posto al centro dell'edificio, all'interno di un vestibolo ottagonale all'incrocio dei 4 cortili. Il percorso si snoda fra la sala del trono la Cappella Palatina, diverse stanze reali, e le bellissime stanze delle stagioni. Segue la Biblioteca Palatina, composta di 3 sale di stile neoclassico. Segue poi la sala ellittica, che attualmente ospita il presepe borbonico.
Dalla sala ellittica si passa alla magnifica Pinacoteca Casertana con i ritratti dei sovrani, comprendente una sezione dedicata agli splendidi paesaggi che Ferdinando IV commissionò a Jacob Philipp Ackert. Assieme all'acquedotto Carolino, la Reggia di Caserta è stata inserita dall'UNESCO nel 1997 nella World Heritage List, che elenca i patrimoni mondiali dell'umanità.